Ciao ragazze e ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di nuove collezioni. Sono uscite ultimamente, durante tutto luglio e fine giugno, un bel po' di collezioni, quindi sicuramente dividerò questo video in due parti perché mi sono scritta quelle di cui voglio più parlare e la maggior parte sono low cost, non sono care. Abbiamo low cost e medium cost e siccome sono un bel po', penso di dividere il video in due parti. Iniziamo subito con Makeup Revolution. A giugno, super giù verso la metà di giugno, è uscita con una collezione Bratz in collaborazione con le Bratz. Non so chi di voi si ricorda le Bratz, ma quando io ero piccola c'erano le Bratz, c'era anche il cartone. All'inizio erano strane con questa testa grande, il corpicino piccolino e poi le scarpe enormi, però devo dire che mi piacevano tanto. Al Makeup Revolution appunto ha lanciato un kit completo di palette, pennelli, matite e prodotti per labbra appunto di Bratz. Andiamo a vedere che cosa c'è. Allora, c'è una mega palette, al solito vi usciranno tutte le immagini qui. Se riesco a trovarvi anche i prezzi di alcuni dei prodotti di cui parliamo, ve li metto pure. Allora, abbiamo una palette molto molto grande che riprende un po' i colori che ci sono sparsi nelle mini palette. Quindi abbiamo questa palette grande che troviamo in dollari a 28 dollari. Se riesco vi metterò anche il cambio valuta, quindi il prezzo in euro. Poi abbiamo appunto queste quattro mini palette che si chiamano appunto con i nomi delle Bratz, e abbiamo Chloe, Jade, Sasha e Yasmin. Sono quattro mini palette molto carine. Devo dire che quella che mi piace di più è Chloe, quella azzurra, perché non lo so, perché non lo so, devo dire che mi piace molto. In dollari costano 22 dollari. In euro, intorno alle 16 euro dovrebbe essere. Vi metto tutto qui. Poi troviamo poi i lip plumper. Sono questi gloss che pizzicano appunto e aiutano, diciamo, a volumizzare le labbra. Almeno danno un aspetto più volumizzato. E ce ne abbiamo anche queste in 5 colorazioni anziché 4 come le palette, perché ne abbiamo 4 colorati, appunto uno per ogni Bratz, e uno trasparente totalmente clear, e questo è a prezzo di 9,99 in dollari, 12 dollari. Poi se guardo giù è perché ho tutto scritto, perché io ho poca memoria e mi dimentico le cose, non fateci caso. Andiamo avanti, abbiamo un mascara con lo scovolino. Devo dire che è un classico scovolino da mascara, proprio classico, ed è a 9,99. Poi abbiamo l'eyeliner a penna a 7,99, tutti e due neri. Il pack devo dire che è molto molto bello, è tutto fucsia con il classico logo Bratz, proprio è l'originale logo Bratz, e devo dire che è molto 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 carino. Poi abbiamo un lip crayon, ce l'abbiamo in quattro colorazioni, appunto uno per ogni palette. La palette con il lip plumper, il lip crayon e poi anche dopo le matite che andiamo a vedere, le matite occhi, sono tutte chiamate con lo stesso nome, ovvero ognuna con un nome Bratz. Quindi abbiamo Chloe, Jade, Jasmine, Yasmin e Sasha. Jasmine è Disney. E Sasha. Quindi ognuno è con la propria palette, il proprio lip plumper e il
proprio lip crayon, eccetera. E appunto sono fatti così per utilizzarli insieme, quindi in combo, diciamo che hanno abbinato il lip plumper con il lip crayon e la matita alla palette. Torniamo al lip crayon, abbiamo appunto quattro colorazioni al costo di 7,99. Abbiamo poi l'eyeliner set, questo vendono praticamente le quattro matite, eyeliner insieme al costo di 12,99 e appunto ne abbiamo una azzurrina, una sul violetto, una sull'arancio giallino e una sul rosa, molto molto carine, proprio sono colori pastello. Se riesco a trovare gli swatch, ve li metto anche qui, ma non sono sicura. E poi abbiamo un set lip care, appunto per le labbra, al costo di 12,99. E poi abbiamo la pochette makeup a 9,99 che è molto carina, è viola tutta pelusciosa. Oppure abbiamo la pochette che troviamo, la troviamo appunto in un set con i pennelli. Quindi il set con i pennelli è molto molto grande, devo dire, ha due pennelli viso e due pennelli occhi ed è al costo di 21,99. Devo dire che conviene più il set con i pennelli che solo l'astuccio, perché alla fine i pennelli possono sempre servire, non sono neanche quelli piccolini da viaggio, tipo quello che si trova nel calendario dell'avvento, ma sono quelli un po' più grandi, quindi devo dire che sono ottimi. Questi qui erano i prodottini della linea Bratz. Io ancora non ho acquistato nulla, però credo di voler prendere un lip plumper, voglio provare un lip crayon e anche una palette. La palette voglio provare sinceramente più di tutte Chloe. Poi se devo comprarne un'altra proverò Sasha, quindi diciamo che è la più fredda e la più calda, diciamo così. Però al momento mi attirano di più queste due. Adesso passiamo a Nabla. Nabla è uscita pure lei fine giugno, il 23 per essere precisi. È uscita con due nuove Cutie Palette, una calda e una fredda. Abbiamo l'Anna Long, penso che si dica così, e la Midnight. E poi ha anche lanciato tre matite. Le Cubits Arrow, vi metto le immagini qui, devo dire che sono molto carine, entrambe le Cutie Palette, le matite non, sinceramente non sono una fan matite, cioè ne uso poche, quindi sarei più propensa per le palette. Le Cutie Palette io ne ho una e mi trovo molto molto bene perché è molto scrivente e facile da sfumare, quindi non è male, tra l'altro quella che ho io ha anche un nero glitterato e non fa neanche macchia, si sfuma facilmente. Quindi tra le due palettine io proverei la più calda, però devo dire che anche quella fredda non è niente male. Il prezzo, se non mi sbaglio, dovrebbe essere uguale alle classiche Cutie Palette. Controllerò sul sito per essere più sicura e ve lo metterò qui. Andiamo avanti con Benefit Cosmetics. Benefit ha lanciato una nuova palette, una contouring palette, quindi apposta per il contouring, l'ha chiamata proprio Ula Contourist Palette. Allora, è al costo di 32 dollari, quindi in euro dovrebbe essere intorno alle 27 euro. Non mi vorrei sbagliare, controllerò se la trovo anche su Sephora e vi metterò il prezzo. È in limited edition, quindi fa capire che non ci sarà sempre, quindi ci sarà per un periodo e poi la toglieranno. E all'interno, appunto, troviamo tutte le ULA. L'ULA classica, l'ULA toasted, l'ULA light, l'ULA medium,
Tutte le ULA sono sei cialdine di ULA. Devo dire che mi intriga parecchio perché la ULA volevo tanto 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 provarla, quindi mi sa che proverò a prendere questa, è solo che avendo le altre delle colorazioni diciamo più scure della mia pelle, non saprei poi come smaltirla, quindi magari forse mi conviene prendere la mini ULA per provarla del mio colore. E andare al sicuro. Andiamo avanti con Morphe Brushes. Morphe è uscita con una palette 32F, appunto a 32 cialdine. La maggior parte sono tutti shimmer. Vi metterò gli swatches, ma la maggior parte sono tutti shimmer. E il nome dovrebbe essere Fall Into Fabulous Artistry Palette. Dovrebbe essere questo a 26 dollari, quindi in euro dovrebbe essere intorno alle 20 euro. Dovrebbe essere. Devo dire che è molto carina, è molto grande, però non la comprerò. Cioè, nel senso, non uso tanto gli ombretti shimmer. Quelli delle palette che ho, alcuni li uso quando li metto più che altro dall'angolo interno fino a metà. Però molte volte, anche per tutti i giorni, uso ombretti totalmente matte. Anzi, ultimamente mi sta piacendo più di usare il lucido sulle labbra anziché sugli occhi. Quindi vado a mettere a volte un lip oil ed esco pure direttamente un lip gloss. Infatti sto usando parecchio anche il Fenty Beauty come lip gloss. Anche se, sinceramente, mi ero dimenticata quanto era appiccicaticcio. Però non è male, quando non c'è vento lo uso, perché sinceramente quando c'è vento mi secca che quando guido mi si attaccano i capelli, dipende come mi muovo e mi si attaccano appunto al lip gloss. Questa è una cosa che odio, quindi evito quando c'è vento, anche perché quando cammino, dipende dove vado, mi si appiccicano i capelli, quindi anche no. Lo metto più che altro quando esco una sera così tranquilla, dipende anche dove vado, lo vado mettendo, però devo dire che ultimamente mi sta piacendo avere il lucido sulle labbra, anche se il mio adorato matte non lo abbandono mai. Andiamo avanti con Colourpop, che è uscita con ben 5 collezioni, di quelle diciamo che vi sto facendo vedere io. 5 collezioni che sono delle mini collezioni, però insieme sono tanti prodotti. Allora, al solito se riesco la valuta in euro e la metto giù perché io ce l'ho in dollari. Allora, sono uscite due collezioni che li rivendono a kit, quindi sette tutti insieme. E abbiamo la High Tide Collection a 29 dollari, abbiamo la palette a 9 colori, sia matte che shimmer. E sono ombretti in polvere appunto pressati. Poi abbiamo Super Shock Duo, che vi metto sempre le foto qui con gli swatches che ho trovato, e dovrebbero essere due ombretti mono, sono molto carini. E poi abbiamo Cream Gel Liner Duo, perché vanno sempre a coppia. E sono appunto delle matite in gel, dovrebbero essere. Abbiamo un'altra linea uguale, però con toni differenti, quindi da freddi andiamo a caldi, e si chiama Fine Fragrance Collection, sempre a 29 dollari tutto il set. Abbiamo sia la palette come prima, sia il Super Shock Duo come prima, e sia le cream gel liner. Cambiano le colorazioni, però il concept diciamo è sempre quello. Dagli swatch sembrano davvero davvero belli. Online, anche qui su YouTube, tutti dicono che Colourpop è molto pigmentata, ha un'ottima scrivenza, appunto tutti gli ombretti, ha un'ottima durata, una facilità estrema di sfumatura. Sinceramente io non ho mai provato nulla fino ad ora di Colourpop e
fare una ricerca che se riesco ad ordinare qualcosa senza prendere dogana, magari qualcosina la ordinerò, perché mi scoccia dover pagare anche la dogana, quindi è meglio pagare solo i prodotti più la spesa di spedizione e non la dogana. Poi, sempre Colourpop, ho fatto dei Fresh Kiss Glossy Lip Stain in 9 colorazioni. Ve li metto tutti qua, sono dei lip gloss, appunto. E costano 8 dollari uno, quindi è molto low cost, devo dire, Colourpop. Non fa tanti prodotti di ottima qualità, o comunque media, ottima qualità, e non costano neanche tanto. Quindi devo dire, paragonandolo, devo dire, ultimamente lo paragonerei a Essence, perché Essence comunque ha ultimamente alzato un po' i prezzi, però ha alzato anche la qualità. Poi andiamo avanti sempre con Colourpop, abbiamo la Cabana Club Collection. Cabana Club Collection. Abbiamo una palette molto molto carina, questa mi intriga molto sinceramente. Di 12 colorazioni matte shimmer a 18 dollari, non costa niente. Poi abbiamo Just a Tint Lip a Tint, quindi è una tinta labbra in 3 colorazioni a 8 dollari. E poi abbiamo le cream gel liner come prima, ne abbiamo 3, quindi 3 colorazioni a 7 dollari. E poi abbiamo i blush stick, quindi sono dei blush in stick in crema. Se non mi ricordo male, sono anche lucidi in 3 colorazioni a 9 dollari. Quindi ci sta per l'estate i blush in stick a crema. Poi, sempre Colourpop ha fatto la Powerpuff Girl Collection. Questa l'adoro. La collezione delle super chicche. E devo dire che è molto molto bella. È stata lanciata da poco, il 14 luglio, infatti non so ancora i prezzi di questa collezione, vediamo se riesco a trovarli, ve li scriverò. E abbiamo una palette da 12 colorazioni, molto colorata e molto carina, due blush, uno più rosato, uno più arancio. Poi, e sono almeno dalla cialdina sembrano molto molto accesi. Poi abbiamo tre matite, quindi tre colorazioni di matite. Abbiamo un set da tre roller gloss, quindi io quando ero piccola avevo un sacco di roller gloss, proprio il gloss che hanno la rotellina sopra che quando la passate gira. Devo dire che ne avevo tanti, anche profumati tipo la fragola, queste cose così. Ditemi se magari anche voi ce l'avete da piccoli, ma io le adoravo i Roller Gloss. E appunto Colourpop ne ha fatti 3 e li vende proprio a 7 da 3. Poi abbiamo una bomba da bagno molto molto carina a forma di stella, la Bubble Bath Bar azzurrina, dovrebbe essere se non mi sbaglio, e un lip mask duo, quindi un duo per le labbra, dovrebbe essere scrub e maschera, una cosa del genere. E poi in combo con tutta la linea sono uscite anche le clip per i capelli, sono quei fermaglietti proprio che si usavano sempre con le chic super chicche, diciamo, disegnate sopra tutte, ed sono molto molto carine, sono appunto tre. Da due, tre set da due, quindi abbiamo quello azzurro, quello verde e quello rosa, se non mi sbaglio. Vi metterò tutte le fotine qui. Finiamo questo video di nuove collezioni con I Heart Revolution. I Heart Revolution è uscita con una collezione per Disney, la Fairy Tail. Allora, Revolution era già uscito, no, non era Revolution, era Essence, già uscito con le palette Disney, e adesso Revolution, non mi ricordo se Revolution le aveva fatte pure, ho un vuoto, mi sembra di no. Comunque adesso Revolution è uscito con
una linea dedicata a Jasmine e ha fatto la palette al costo di 16,99 € ad alta pigmentazione, per quello che c'è scritto sul sito. Io li ho cercati su Pink Panda. Ombretti matte e glitter, cialde per il contouring, perché è praticamente una palette a libro, come quella lì che ho dell'Avon, che si apre a libro. E abbiamo da una parte tutti gli ombretti e dall'altro lato abbiamo le cialdine per il viso, quindi blush, contouring, eccetera. E c'è scritto che sono facili da sfumare gli ombretti. Ci sono colori molto accesi, avevo visto anche un fucsia, un azzurro molto acceso, quindi spero che siano facili da sfumare e che non facciano macchia. Poi, sempre con questa linea, c'è un lip topper a 5,99 con finitura brillante, formulazione non appiccicosa, quindi dovrebbe essere non appiccicoso, sperando. E poi abbiamo un illuminante, quindi abbiamo soltanto una palette, un lip gloss e un illuminante. Un illuminante appunto che si chiama Jasmine a 8,99 €, anche lui dice alta pigmentazione, ha lunga durata, facile da sfumare e ha un effetto shine con particelle glitter, quindi dovrebbe avere all'interno anche dei piccoli glitter. Niente ragazze, chiudiamo qui. Con le nuove collezioni, ci vediamo in un altro video dove andremo a parlare di un'altra collezione che ho trovato di Essence e altre collezioni che ho visto in giro, Urban Decay, eccetera, eccetera. Quindi ci vediamo in un altro video. Mi raccomando, iscrivetevi e ci vediamo, ciao!